L'intitolazione odierna di una nuova piazza rende omaggio a un personaggio che tanti triestini e non solo hanno potuto conoscere ed apprezzare diversi anni fa. La nuova piazza, dedicata a Marcello Spaccini, sindaco di Trieste dal 1967 al 1978, si trova nella cosiddetta zona urban, in un'area interessata da anni da una profonda riqualificazione inserita in un contesto anche storico e archeologico. La cerimonia odierna, molto sobria e partecipata, ha fatto emergere la volontà da parte della classe politica oggi in carica, con alcuni consiglieri che più di altri hanno spinto per il risultato, di arrivare alla targa per la piazzetta prima della fine del mandato. La cerimonia si è fatta curiosa poi con un siparietto, nel momento in cui anche l'onorevole Piero Fassino, oggi in città per un convegno, si è fermato ad ascoltare le parole di omaggio alla figura di Spaccini e la storia del suo impegno civico e politico. Fassino, accompagnato da Francesco Russo, si è fermato ad ascoltare Bruno Marini, il sindaco di piazza, in un momento in cui la politica è stata messa da parte. L'ex sindaco Spaccini, uomo di cultura, appassionato di arte, cinema, musica e fotografia, in 11 anni nella veste di sindaco si distinse per la buona amministrazione. Bruno Marini ne ha ricordato i tratti: la presenza dei figli Mario e Paolo hanno contribuito a descrivere il profilo privato del padre. Spaccini viene ricordato infatti per aver influito e modificato la macchina comunale, dai centri civici all'urbanistica, dal piano della grande viabilità all'acquedotto marino, solo per citare alcuni esempi. Si impegnò per le celebrazioni del cinquantenario della prima redenzione di Trieste nel 1968 e in occasione della visita del presidente della Repubblica Giovanni Leone alla Risiera di San Sabba. Il figlio Mario ha ricordato la figura del padre che, oltre ad essere stato un sindaco che ha lasciato un'impronta significativa nello sviluppo e nella crescita della città, è stato innanzitutto un uomo di elevati principi e valori morali, di grande onestà d'animo e rettitudine, un'eredità importantissima che ha lasciato un segno indelebile in tutta la famiglia.